tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Sanremo significa molto, io ho 31 anni, ne ho visti 30 dal divano di casa e uno dal palco, quindi sicuramente c'è un grande significato da musicista, da cantautore, e forse una Champions League, come dire, proprio una delle massime aspirazioni a cui si può arrivare, e pertanto la vivo molto bene da quel punto di vista, sebbene c'è una grande pressione, una grande voglia di fare le cose nella migliore delle maniere. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare, ma ti pare giusto? Uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. No, assolutamente, come vivo cantare Stiamo Tutti Bene, la vivo esattamente come chi la ascolta, anzi ti dirò, per me un po' cantare quella canzone è un po' essere Mario per quei 4 minuti, insomma, quindi è davvero complicata e spesso cerco di rimanere concentrato esclusivamente su quello che dico, ma mi viene talmente semplice perché è proprio una cosa che sento, cerco di evitare, ecco, di guardare alcune reazioni, cosa che non sono riuscito a fare, o forse ci sono riuscito poco a fare alla serata di Sarà Sanremo, perché quando mi sono reso conto che lì davanti qualcuno piangeva, intorno sentivo fare col naso, dico, ma pure io ci ho avuto un momento, se vede, io mi riconosco dalla ripresa, ci ho avuto un momento in cui dico, ecco, qua piango e mi fermo, qua piango, mi fermo, non la canto più. Speriamo non succeda all'Ariston, ma lì insomma è tutto un po' più distante, quindi no, mi concentrerò. Le mie canzoni nascono, credo, per caso, nel senso non riesco mai a gestire questa cosa, tanto che, a dirti la verità, non ho nemmeno troppa memoria di come nascano le mie canzoni, perché è una specie di trance agonistica, no? In realtà è un fulmine, una scintilla che arriva, spesso mi rendo conto, ci sto riflettendo in questo momento, che è legato ad una frase, una cosa che ho visto scritta, che ho letto sul libro, una frase che ho sentito dire, anche solo un modo di dire. L'esempio è questo della canzone di Sanremo, Stiamo Tutti Bene. Mi ricordo che di aver letto, di aver sentito dire questo Stiamo Tutti Bene, ho detto, qualcosa c'è dietro a queste parole. Insomma, poi viene di pari passo, la musica e il testo vengono spesso di pari passo, anche come dici tu, tramite i messaggi, no, i messaggi, le note vocali, insomma, cioè il registratore del telefono con nomi incredibili e indicibili che ogni tanto vado a sentire e rimango scioccato di me stesso. Ho scelto questo nel senso, questo è il primo tatuaggio che ho fatto forse post adolescente, quando si va appresso alla musica rock, musica alternativa, nel senso io ho cominciato da musicista, ho fatto studi da musicista, avevo la passione per la musica, volevo diventare il chitarrista più forte del mondo, non ci sono riuscito, sono diventato il chitarrista più forte d'Europa, mi accontento, sto scherzando. No, però mi piace molto suonare, io la mia volontà era quella di suonare, poi in realtà il fatto di diventare cantautore è stata quasi un'esigenza e anche una scoperta che faccio quotidianamente. Cerco infatti di inserire questo risvolto nelle canzoni che faccio, cerco sempre di dare grande importanza a quella che è la musica, a non renderla mai banale o semplicemente scendere a compromessi per fare un brano che suoni bene, che segua chissà quale forma o chissà quale moda. Insomma, la musica mi piace e la voglio rispettare per quella che è, come esce, esce, lei decide da sola. I miei videoclip sono molto legati alle canzoni. Io ci tengo molto che non siano dei videoclip, banali o fini a se stessi, nel senso ci tengo che corrispondano. In questo mi aiuta molto un mio carissimo amico, nonché un bravissimo attore e regista, si chiama Vincenzo Alfieri. Noi collaboriamo spesso sia nei suoi progetti che nei miei, e mi rendo conto che lui riesce a tradurre
la mia canzone in immagini, per esempio quella di Eppure st'estate, era una canzone che aveva bisogno un po' di un'aria divertente in cui ci fossero dei personaggi grotteschi, e lui è riuscito ad inquadrare bene queste immagini. Adesso nel video di Stiamo tutti bene, che era una cosa estremamente complicata e delicata da non in qualsiasi maniera cercare di evitare lo scadere nello stereotipo e nella banalità del, che so, del bambino nel mezzo del mare, era semplicissimo immaginarlo così, invece abbiamo trovato una soluzione molto molto più elegante, credo io.